Il centro-sinistra nella provincia di Teramo si è attestato al 30,23%, frutto del gran lavoro effettuato con la composizione delle liste civiche. Tuttavia, nonostante l'emorragia dei voti Dem nella coalizione, il PD anche in provincia di Teramo è il primo partito, seguito dalla lista Legnini presidente. Sicuramente l'assessore uscente Dino Pepe tornerà in emiciclo da consigliere, avendo dalla sua 5.413 voti, come Sandro Mariani che ha raccolto 4.109 preferenze. Da segnalare anche il buon risultato personale dell'ex rettore Luciano D'Amico, candidato nella lista Legnini presidente, con 2.798 voti conseguiti. Pur avendo perso le elezioni, direi il risultato del 30% è un risultato importante. Siamo partiti dal 17, siamo arrivati al 30 e credo soprattutto che queste elezioni siano servite anche ad iniziare a capire i motivi della disaffezione. Bisogna tornare con maggiore energia, sicuramente maggiore energia rispetto a quanto fatto in passato, a sentire i bisogni dei cittadini e delle cittadine, a cercare di proporre delle soluzioni per costruire un'alternativa. Credo che da questo punto di vista, ripeto, pur nella sconfitta ci sia un buon risultato, che è questo del 30%. Lei continuerà a lavorare per la città di Teramo? Ma con la città di Teramo ormai, per quanto mi riguarda, è un matrimonio indissolubile, quindi sicuramente tutto quello che potrò fare, tutto quello che sarà utile fare, che potrò fare, non mi risparmierò assolutamente. Spero che si possa costruire insieme, oltre a un progetto politico alternativo, in questo caso per le regionali, si possa comunque continuare a lavorare per far sì che questa città abbia quello che merita, e cioè abbia una prospettiva di crescita e di sviluppo. Teramo merita questo, merita altro, merita tanto, e lavoreremo perché questo accada.